Ve la ricordate Loretta Goggi? Ma che te possi, no? Buona giornata. Bella e spietata. Siamo qua con il sergente Altman. Sì. Sì, sì. Pronto? Buongiorno. Sono la dottoressa Morelli. La più alta in grado è mia madre Vittoria, che fa l'amministratore di 11 condomini. Non è che il mondo gira attorno ai suoi impegni. Dica sì, si è capito. Rigorosissima. La faccia di marmo. La faccia di marmo che si scioglie soltanto alla fine, quando il figlio decide davvero di camminare con le sue gambe. E per la madre è una presa di coscienza che comunque un figlio camminerà da solo da quel momento in poi, quindi nel suo plotone mancherà un elemento. Io mangio. Mi sono trovata veramente benissimo. Spero che non suoni una frase fatta, perché dopo tanti anni di televisione, anche di cinema musicarello, per carità, di teatro, e che si crei un'atmosfera così gioiosa, così cameratesca, così affettuosa, di quell'affetto caldo, non di quell'affetto così, tanto per farsi quattro coccole, è molto raro. Ma si mette a fumare adesso, è sempre il momento. Mi rilassa, questo è un momento thriller, eh? Sì, sì, sì. No! Io penso soltanto che chi fa questo mestiere dovrebbe domandarsi che cosa si aspetta da lui. E quindi la popolarità, il denaro, il diventare un mito, il farlo tutta la vita. Per ognuna di queste risposte ci sono delle strade da percorrere. Io credo che la mia non sia molto, come dire, ricercata da chi comincia, perché io ho impiegato tantissimo tempo per arrivare ad essere quella che sono, mentre oggi è più facile, seguendo alcune strade, avere tutto e subito. E forse anche tantissimo, mio marito mi diceva sempre, io dicevo, ma vedi, questi ragazzi li illudono, gli fanno fare 2 anni meravigliosi, poi dopo 2 anni non si sa dove vanno a finire. Ci pensa se avessero sempre fatto, con tutto il rispetto, i commessi alla UPIM, almeno per un anno hanno fatto gli attori. E in certo qual modo lui ha ragione, sognare, e i sogni è vero che durano poco, no? Però a me piaceva che il mio sogno non fosse un sogno così irrealizzabile, ma che ci potesse entrare parte della mia capacità, della mia voglia, della mia tenacia, e quindi di durare per tanto tempo. E questo vuol dire che devi imparare, devi fare la gavetta, devi subire, devi accettare non mai compromessi, ma cose che ti possono servire in un futuro, cioè non dire no a priori, ma pensare, sai che questa cosa forse un domani me la potrei ritrovare e farmi comodo. Oggi io sono una che per esempio fa le prove in sartoria degli abiti di scena e so come correggerne i difetti, perché ho imparato anche a guardare l'occhio di queste tagliatrici meravigliose che fanno abiti in costume, eccetera, e anche quello mi è servito. Ho guardato tutto quello che c'era da guardare. TVN, vedi che sembra uno di quelli TVB, eh? Allora aspetta. Ti vedo nostra.